Benvenuti a tutti. Il comune di Telese Terme, il comune di Benevento, ovviamente l'Università di Studi del Sannio, l'impresa Minieri, vi augurano il benvenuto. L'organizzatore di questo piccolo evento conclusivo della nostra stagione culturale è la Fondazione Gerardino Romano, che ha sede a Telese Terme. Organizza la fondazione insieme ai soggetti che ho citato poc'anzi. Dirò dopo delle cose introduttive al tema. Darei subito la parola, per iniziare il nostro incontro, all'amico sindaco di Telese Terme, Pasquale Garofano. Allora, buonasera a tutti, rinnovo il benvenuto, rinnovo soprattutto il benvenuto a Roberto Napolitano, che qui in questa splendida location, che è il Grand Hotel Minieri, e spero che abbia modo di poter visitare anche la nostra bellissima città. Saluto e non do il benvenuto perché cittadino onorario, il sindaco Clemente Mastella, che è qui con noi, è anche nostro concittadino, come dicevo, il rettore, e saluto Felice Casucci e lo ringrazio perché, per quello che fa all'interno della nostra comunità. Lui mantiene da tanti anni, da tantissimi anni, non ne ricordo quanti di preciso, 13, una fondazione, un incontro, una fondazione che si occupa soprattutto di cultura e che detiene da 13 anni ogni mercoledì un incontro culturale. E questo fa non solo piacere alla fondazione, ma dà lustro anche alla nostra comunità, perché dà un senso di crescita e soprattutto di approfondimenti di tanti temi, avendo fatto partecipare persone che hanno, sono note, e persone meno note che comunque hanno dato al contempo sempre un grandissimo contributo. Oggi abbiamo una persona speciale che io ammiro tantissimo, quindi lo voglio dire, lo seguo da tantissimo tempo perché ha dato sempre contributi molto importanti e di altissimo profilo. Ha scritto un libro che è molto ricco che racconta in maniera praticamente da un osservatorio privilegiato quello che lui racconta, in maniera molto accattivante, e soprattutto ti viene la voglia di leggere il libro perché vuoi andare avanti per capire quello che dice fino alla fine, anche se sono tantissime pagine. Io non mi dilungo molto perché il mio veramente deve essere solamente, e vuole essere solamente, un saluto di benvenuto, e ne approfitto per salutare tutti quanti voi, le autorità presenti in sala. Vedo il signor Questore che è qui con noi, è sempre molto vicino, Filippo Liverini, il presidente di Confindustria, ce ne sono altri, il presidente del Tribunale di Benevento, quindi un parterre molto qualificato, tra l'altro ci sono tantissime persone, questo ci fa imprenditori che sono all'interno della sala, professori universitari, quindi tutti quanti voi, veramente un grandissimo saluto. E ringrazio Alfredo Minieri, che è comunque l'impresa Minieri, che comunque è sempre vicino alle iniziative culturali del nostro territorio, l'amministrazione che è sempre vicina, quindi un saluto e un ringraziamento a tutti. Un momento importante di approfondimento, tra l'altro quello che ci dirà dopo Roberto Napolitano, è molto molto interessante, e veramente lo sentirò con grande attenzione e con grande passione. Un saluto e un ringraziamento a tutti quanti voi, di buon proseguimento della serata, grazie. Grazie. Dunque, la parola al sindaco Clemente Mastella. Sì, è vero, ringraziando il sindaco di Telese, è vero, io ho confidenza con Telese da molti anni, e quindi dopo questa particolarità di aver realizzato qua stagioni interessanti e policrome in dialogo tra le varie forze politiche in tanti anni, di cui oggi credo, non so se avete la necessità e la nostalgia, e la nostalgia è sempre l'amore per le cose del passato che un'immagine di ripetere, però non so se oggi c'è questa forma effettiva di nostalgia e di ripetitività. E di qua ci fu da parte della comunità di Telese l'idea di darmi l'attestato di cittadino onorario di Telese, perché credo che quelle manifestazioni contribuirono a rendere, diciamo, appagante e mediaticamente intrigante Telese, diciamo, sul piano mondiale. Fino anche la CNN si interessò di Telese in alcune circostanze, con la presenza e con espressioni un po' colorite dell'allora presidente emerito Francesco Cossiga. E
Quanto al libro di Roberto, diciamo, più che il libro, abbiamo anche commentato assieme in altra circostanza. Io sono amico di Roberto da tantissimi anni. Io, giovane parlamentare, il giovane cronista al Mattino di Napoli, ha sempre avuto questo pallino dell'economia, e di fatti al Mattino di Napoli scriveva di economia, divenne caporedattore, va Roberto dell'economia. Poi fece esperienza al di fuori col giornale, quello, qual era quello dell'Informazione, che ebbe un esito infelice. E racconto qua, lo posso dire quindi, di quello che ci è capitato tra di noi. Lui rimane senza lavoro perché, come lui, tanti altri giornalisti. Io divento ministro del lavoro, e poiché Roberto è uno bravo, ed era bravo anche allora, magari non so se con maggiore coinvolgente di idee, diciamo, di negoziato per quanto riguarda il futuro, io da ministro potevo nominare il direttore ufficio studi, che era vacante e poteva restare vita natural durante. Lo chiamai e gli offrì questa possibilità, dicendo: sei uno bravo e quindi fai tu una cortesia al ministero, non certamente il ministero a te. Lui mi disse: fammici pensare alcuni giorni. Poi venne un po' commosso e mi disse: io non pensavo che tu mi trattassi in questo modo, ma io resto giornalista fino in fondo e ho voglia di fare il giornalista, pur giocando, diciamo, in un momento di grande difficoltà. Poi iniziò ad essere freelance, giornalista libero, iniziò a scrivere in parte Corriere, in parte Secolo e in parte il 24 Ore, e poi dopodiché è diventato direttore del Messaggero, direttore di Sole 24 Ore. Lui mi ha confidato soltanto una cosa, che quando l'editore gli chiese se voleva andare al Mattino o al Messaggero, lui non mi chiamò, come invece magari era uso fare in altre circostanze, perché certamente gli avrei detto: fai il direttore del Mattino e non del Messaggero. Quindi lui andò al Messaggero, che oggettivamente era molto più importante del Mattino di Napoli. Detto questo, nel libro c'è un racconto, diciamo, in filigrana di quello che anche dal punto di vista, diciamo, di un'idea un po' storica passata, di guardare non tanto dal buco della serratura, ma da inquadrare gli elementi di questa drammatica vicenda, come dice Roberto, non complottistica, riguardante il nostro paese. C'è stato, come oggi anche c'è, Roberto sa, vi dirà, credo quanti sono andati via, 50 miliardi di euro nel mese di giugno, perché c'è una situazione di oggettiva difficoltà, che sconta una serie di incertezze, evidentemente, di strategia sul piano di quello che è, di come si muove l'economia del nostro paese a fronte di elementi di natura internazionale, di quali si fa fatica a prescinderne. E Roberto inquadra e si rende conto che siamo veramente in una fase drammatica. Berlusconi trattato malissimo, ho avuto il racconto che ho detto a Roberto da parte di chi era là, di alcuni protagonisti, dove Berlusconi fu trattato malissimo, alla Merkel e da questo, dove era, Marsiglia mi pare, a Cannes, dove fu trattato malissimo dalla Merkel e da Sarkozy, che ironizzarono, saluto Sarkozy, ironizzò su di lui, e devo dire fu salvato, perché chiedevano a Berlusconi di mettersi, fu salvato stranamente da Obama, che disse: ma non mi pare che si debba decidere nel vertice del G7 una questione di questo tipo, che invece attiene a voi europei, quindi a una scelta europea, non certamente a livello dell'economia mondiale. Ci sono problemi, l'Italia farà di tutto per superare queste incertezze e questa difficoltà. Insomma, ci fu una forma di avvitamento alla nostra economia in relazione a quella che era il dato espansivo di una Germania che camminava e cammina, come oggi un po' meno, un rullo compressore, creando problemi di disequilibri e enormi difficoltà. Poi dopodiché, diciamo, l'avvento di Draghi, no? Possiamo dirlo, di Mario Draghi, di Mario, che è stato quello che è guardato con sospetto, soprattutto sempre, praticamente, dalla Germania. Tant'è vero che la Germania, rispetto ad alcune vicende della BCE, ha tentato di utilizzare, perché ancora rimane questo vincolo della Corte Costituzionale, per decisioni che riguardano la Germania come tale. Cioè la Corte Costituzionale tedesca può anche superare quello che avviene invece di norma sul piano della contrattualistica economica e finanziaria che riguarda la BCE e i paesi europei. Però Mario Draghi è talmente bravo, ha acquisito tale dimensione internazionale, tale prestigio, tale capacità, il quantitative easing che ha messo in campo, che ha determinato con questa forma, diciamo, di canoneggiamento sul piano dell'economia attraverso la messa in campo di moneta reale, questo ha determinato, diciamo, la possibilità, come avete visto, che tutti i paesi europei sono andati abbastanza in espansione, non in regressione come si immaginava. Oggi invece le stime, sia del Fondo Monetario Internazionale sia le stime
diciamo, dei vari indicatori e delle varie società, diciamo, che alimentano questa forma di ricognizione nel nostro paese, in realtà insomma, danno l'idea di una forma di decrescita, perché mi pare era 1,3, no, nel PIL nazionale, mi pare che scendiamo all'1,1 nel 2019 e nel 2020. Ora, più che il libro che vi dirà lui, credo che sia anche opportuno, cosa che faccio io nell'indirizzo di esordio, per quanto mi riguarda, di porre a Roberto alcune questioni, quelle di oggi. Cioè, dove va la nostra economia? Vedo anche scontri in questi giorni tra il presidente di Confindustria e di altri, vedo oggi sul Corriere se c'è gli industriali, sono gli unici che fanno opposizione a questo governo, meno le forze politiche sono dall'altro lato, veneti, che manifestano una forma di oggettiva difficoltà rispetto a questo decreto dignità, che peraltro tocca anche la città di Benevento con la Nestlé, dove in virtù di questo decreto sono messi fuori campo 30 persone che lavoravano da anni all'interno, come stagionale, all'interno dell'azienda di Benevento. Quindi c'è, diciamo, una palese difficoltà, oggettiva difficoltà. Devo dire che forse oggi la stima che hanno i mercati rispetto a Tria salvaguarda questa situazione, perché è l'unico che Mattarella ha voluto fortemente, perché se non c'è una forma di equilibrio, voi avete visto all'inizio come vi fate spiegare da lui, dopo sarà molto più bene a dire, di questo ascensore che è determinato, diciamo, dall'impulsività dei mercati, il sale scendi che c'è, lo spread, questa parola che abbiamo magicamente consumato in maniera triste e coinvolgente altre volte, e invece finalmente, insomma, abbiamo maggiore considerazione di questa diciamo saliscendi, e come avviene questo saliscendi sul piano dell'economia, soprattutto dell'economia sul piano europeo. E insomma, la situazione economica non è favorevole all'Italia, inizia a essere una situazione, diciamo, di difficoltà. Io la voglio chiudere qua. La mia opinione, sempre da quando ho iniziato a far politica, io sono un europeista convinto, molto convinto, perché ritengo che l'Europa segnata così ha dato, diciamo, momenti, non voglio dire felici, perché la felicità appartiene alla metafisica e non certamente a noi, però non ci sono state guerre, abbiamo evitato esasperazioni, conflitti, quando questi conflitti avvenivano sono stati mitigati, gli angoli sono stati addolciti e smussati. E oggi invece riprende, come vedete, ho chiamato l'altro giorno l'ambasciatrice italiana in Francia, perché stranamente devo dirvi che voglio fare una forma di liaison, di collegamento, e ho scoperto che in Francia c'è un paesino di 1000 abitanti, Benevandes d'Abbé, che proviene da Benevento storicamente, e là ci sono delle reliquie di San Bartolomeo. Quindi allora mi ha detto, ah, grazie, perché questo è il momento più triste dei rapporti tra Italia e Francia, quindi per dire qual è lo stato di salute dei rapporti. E se tra i grandi paesi, che sono quelli che hanno dato l'idea nella fissità di alcuni orizzonti, Italia, Germania, Francia, ricordando De Gasperi, Schumann, Adenauer, beh, insomma, diventa faticoso l'esito se ognuno scatta l'egoismo dal punto di vista suo personale, perché se uno richiama l'idea trumpista dell'American First, poi arriverà all'Europa First, poi arriverà all'Italia First, poi il Nord Italia First, poi il Sud First, poi Avellino First, poi Benevento First, e la perdiamo rispetto a Avellino se andiamo a consumare, come pare, l'idea della prefettura che va di là anziché essere di qua. Cioè, gli egoismi non esistono mai a eliminare la solidarietà. La solidarietà nasce soltanto dal modo con il quale assieme si determina una forma di comunità. Nella comunità ognuno non deprende mai il sopravvento, però in realtà siamo un po' in questa condizione molto molto particolare. Io spero che resti in campo, diciamo, quest'idea dell'Europa come tale, perché se l'Europa ripiega su se stessa anche dal punto di vista economico è una tragedia. Qualcuno ha immaginato di fare il secondo, Roberto, il secondo mercato della piccola euro, lira, ritornando in campo come era nel periodo all'inizio, la tradizione all'indomani della guerra, dove in Italia c'erano due monete, quella forte e quella debole. Anche qua la cosa crea disagio a quelli che esportano, l'economia diventa un'economia malsana in cui alla fine pagano tutti, cioè diventa molto molto complicato uscire dall'Europa. È complicato, vedete quello che sta accadendo anche con la Brexit in Gran Bretagna. Però devo dire che se c'è un'offensiva ogni giorno rispetto agli altri, alla fine ci sono regole che finiscono per creare problemi e difficoltà. Non è che si va
alla crociata contro il mondo intero, contro la Francia e la Germania. Certo, la Francia e la Germania fanno i loro interessi, l'Italia è giusto che faccia i suoi su tante cose, su tanti aspetti, però c'è un equilibrio. Viceversa, se l'equilibrio non c'è, prevalgono le forze, noi siamo un po' più deboli della Francia e molto più deboli della Germania, quindi finiamo per essere ripagati in moneta sonante, ahimè, piuttosto in negativo. Ora, io mi auguro, e qua Roberto può dircela, ce la facciamo a superare, spero di sì, cioè possono esistere le condizioni, se non ci sono elementi di una ideologia che non esiste più sul piano politico, guarda caso invece finisce per esserci sul piano economico, no? L'ideologia, invece, queste ideologie devono essere certamente eliminate dal contesto sul piano internazionale. Oggi, diciamo, anche con, mi fa piacere qua ricordare, Sergio Marchionne, che voglio dire a chi non si ricorda, lo dico al rettore, Sergio fu invitato da me, venne a Benevento a tenere una lezione magistralis all'Università di Benevento, poi fu mio ospite ed è poi la persona, e non è che lo dico oggi, di grande qualità, è uno che ha, diciamo, determinato l'inversione di rotta di un'azienda che era in fallimento come la Fiat, in cui doveva portare i libri in tribunale, e in realtà l'ha scansata bella grazie alla capacità evolutiva da parte di Sergio Marchionne. Poi voglio dire, è ovvio che c'è anche un altro aspetto, diciamo un po' in negativo, avete visto che Altavilla, italiano, che pensava di essere il traduttore, quindi l'amministratore al posto di Marchionne, lascia, però lascia perché non è stato fatto, credo, non so se Roberto può dire questo, perché oramai la FCA è diventata internazionalizzata all'80%, cioè la Jeep si vende in America e meno macchine vendiamo di quelle che sono le Fiat vecchia maniera, solo la Ferrari regge nella italianità sul piano del contesto internazionale, quindi questo ha portato a scegliere un manager che avesse confidenza con i mercati internazionali e meno invece confidenza con i mercati più tipici nostri, diciamo dal punto di vista del perimetro nostrano. E insomma, l'economia purtroppo non è in movimento, manca l'ascensore sociale, manca una serie di parametri che insomma hanno configurato uno sforzo massiccio all'indomani del dopoguerra. Oggi è un po' fermo e ristagna tutto. Riusciremo a superare, perché grazie abbiamo superato questa crisi nel periodo che lui racconta, del cigno nero, del cavalier bianco, però può darsi che oggi il cigno, non so se sia nero, insomma, ma può darsi pure che sia, come diceva Hegel, la notte oscura con le vacche sono nere, cioè nel senso che c'è questo ritorno alla infertilità sul piano dell'economia, alla non produttività, e c'è un ritorno, diciamo, a difficoltà oggettive che vanno maturando la circostanza sul piano internazionale. Dicevo e termino qua. Io ho sempre immaginato che gli Stati Uniti, negli ultimi tempi, anche un tempo Russia, oggi la Russia, non hanno interesse a un'Europa forte. Cioè volevano sempre che l'Europa fosse divisa, al periodo di Kissinger rispetto a Moro, al periodo successivo. Chiunque avesse, sia avesse connotati stringenti democratici o di maniera più conservativa repubblicani, conoscendo io gli appassionati della politica americana, hanno sempre questa statualità e questa forma, diciamo, imperiosa, non vorrei dire con termini un po' da 68 ricorrente, imperialista, per cui se l'Europa è unita riesce a compararsi, a vincere di più, cioè l'Europa è più forte degli Stati Uniti per molti aspetti, sul piano dell'economia se la fronteggia in un certo modo, ma se è unita sul piano scientifico, sul piano della ricerca scientifica, allora è molto più forte degli Stati Uniti. Ma se l'Europa si indebolisce, se c'è l'Italia, che vedo che ragiona più con la Russia e un tempo anche l'America, ma l'America tende a fregare la Merkel e gli altri, di e timpere, secondo l'idea dell'Orazio rispetto ai curiazzi, questo finisce perché da problemi all'Italia, perché l'Italia è più debole di quanto sia l'economia tedesca e l'economia francese. Parlo di paesi che, diciamo, hanno la parte trainante sul piano dell'economia e sul piano della determinazione a livello europeo. Ecco, io spero, non lo so, quindi chiedo a Roberto che cosa pensa e cosa negozio, che cosa siamo in grado di negoziare come Italia nei prossimi anni, quelli che verranno, che sono abbastanza vicini, con scelte che saranno molto molto dirompenti, che non riguarderanno soltanto i migranti. Chiudo soltanto qua. L'altro giorno, avendo ascoltato quello dei Pullover, quello di Terni, Cucinelli. Allora vorrei dire, perché tutti quanti qua sta cosa ma rifiutiamo, c'è Kashmir. Cucinelli ha detto una cosa molto intelligente. Un tempo noi diciamo c'erano gli emigranti, che eravamo noi.
Mo siccome non ci piacciono, alluciamo i migranti, cioè là è diventata privativa perché non vogliamo solo questo sforzo di intestarci per là. E lui ha detto alla platea in cui eravamo, dicendo alzi la mano, e dico pure a voi, alzasse la mano chi non ha avuto in famiglia un emigrante. Allora questo deve portarci ad una considerazione diversa, lo dico per quale ragione, perché l'Europa non regge rispetto al dato che nel 2050 ci saranno 2 miliardi di africani, 2 miliardi di africani. E con una spinta, diciamo, che avviene sul piano fisico, avviene pure sul piano della demografia, se c'è questa spinta enorme, se il Niger, che oggi ha 150 milioni di abitanti, nel 2050 avrà 500 milioni, è faticoso se l'Europa non ha una politica industriale, economica, sociale, di solidarietà rispetto all'Africa, che non è quella di un battello che arriva o non arriva, di una povera mamma da prendere o da non prendere, ma di una strategia economica globale come continente, come realtà. Io credo che da questo punto di vista saranno momenti abbastanza tristi. Per mia fortuna non ci sarò, questa è l'unica mia soddisfazione. Grazie. Avete sentito toccare dei temi che sono ovviamente i temi anche del testo, del libro, che poi analizzeremo un po' più da vicino. Il rettore dell'Università di Studi del Sannio, il professore Filippo De Rossi. Grazie. Mi fa molto piacere naturalmente questo invito che mi ha fatto il collega ed amico Felice di partecipare all'introduzione di questa discussione che poi vedrà protagonista Roberto Napoletano a proposito del suo libro, e partirà dal libro, ma immagino che anche con gli spunti che ha dato il sindaco si muoverà anche nei dintorni del libro. E non entro naturalmente nel merito entrerò pochissimo nel merito perché non sono del mestiere, non lo sono né come economista né come giornalista né come uomo politico, quindi nessuna di queste tre anime mi consente di una chiave di lettura particolarmente approfondita. Tuttavia mi ero ripromesso, infatti me lo sono fatto mandare 20 giorni fa il libro, quindi l'ho letto, l'ho letto tutto, devo dire, perché in qualche passo è anche faticoso, ma poi però c'è un meccanismo per il quale ti viene sempre voglia di andare avanti. Perché tutto questo? Perché io trovo che sia un'opera storica, non nel senso di un'opera storica, che è un'opera che rimarrà nei millenni, questo glielo auguro, ma questo non sono io a dire, un'opera storica nel senso che è un'opera di storia, più che un libro, più che un saggio, e per almeno un paio di motivi. Il primo, più banale, è che come molte opere storiche racconta un periodo con riferimento a fatti che avvengono per lo più in una parte del mondo, ma considerando il tutto, e parlando di una guerra, perché in realtà quella che viene descritta è una guerra come oggi vivono, fortunatamente per certi versi, le nazioni civili le guerre. Questa è una guerra vera e propria. È una guerra che è incruenta, appunto, perché siamo ancora in un paradigma in cui le nazioni come le nostre vivono questo tipo di guerra. E perché? Perché la diplomazia, che una volta era una diplomazia fondamentalmente legata a famiglie, a questioni di potere molto circoscritte, oggi è una diplomazia che si basa su temi economico-finanziari, e quindi con le armi della diplomazia si combatte questa guerra, perché indubbiamente, come poi dopo sentiremo, l'obiettivo era quello di destabilizzare la nazione italiana, almeno io così credo di aver capito, non sto usando parole a vanvera forti, ma credo che sia questa. E destabilizzare la nazione italiana, che è una comunque delle fondatrici dell'Europa, eccetera, ha certamente una chiave di lettura che poi troveremo dopo, che è quella di indurre in grande difficoltà la nazione italiana. Ma anche la chiave di lettura, come io, ripeto, pur non avendo le armi, condivido completamente il pensiero su questo riguardo del sindaco Mastella, l'obiettivo è l'Europa, più ancora che l'Italia, in una certa chiave di lettura. Quindi, insomma, dell'opera storica ha il contenuto. Ma non è tanto questo, anzi non è solo questo, l'altro elemento che mi induce a questa riflessione è che vengono citate, per i motivi che ho detto, per le considerazioni che ho fatto un secondo fa, eventi veramente sorprendenti. Io non li conoscevo, certo non sono del mestiere, però devo dire che non sono neanche completamente incolto. Molti di questi eventi non li conoscevo, e questi fatti però sono
precisamente circostanziati con fonti, con citazioni, chi ha detto cosa, chi ha scritto questo, e questo è un elemento che è tipico dell'opera storica e, senza voler offendere i giornalisti, sta quasi sempre assente invece nel tratto giornalistico. Non so se poi dopo spero di non aver detto una cosa che offende la categoria, e che invece oggi come oggi è fondamentale, perché il fatto di poter leggere questi eventi con il conforto di un'analisi delle fonti che inducono a questi eventi è un elemento molto 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 raro, perché se non fosse così noi staremmo, io almeno mi sentirei di aver letto l'ennesima ipotesi di complotto. Oggi l'ipotesi di complotto, siamo pieni, diciamo, di ipotesi che nascono per lo più sulla rete internet, poi però vengono diffusi anche nei circuiti sociali, nei circuiti giornalistici di un certo tipo, e finiscono col costituire poi un pensare comune che è un elemento di avvitamento su se stesso in negativo delle società moderne. Perché poi dal complotto nasce una certa idea, un certo pensiero, e poi quando poi il complotto, cioè anche l'ulteriore, diciamo così, elemento negativo, quando poi il complotto si svela in quanto tale, cosa succede? Succede che i propagatori di quello che era in origine un fatto e invece è diventato un complotto perdono di credibilità, che è l'altro elemento centrale della crisi attuale vista sotto il piano sociale, non sotto il piano economico-politico, anzi sotto il piano economico, che invece è socio-politica la questione, cioè la perdita di credibilità. Oggi le istituzioni non hanno credibilità, le persone che stanno nelle istituzioni non hanno credibilità, non dico che non sono credibili, talvolta lo sono, ma il pregiudizio di tutti, non voglio, insomma, dell'opinione pubblica nei confronti di chi è per funzione, ecco, portato a dover dire, a dover dare indicazioni, è un presupposto negativo, cioè il presupposto è di malafede, tu ti stai muovendo in malafede o nella migliore delle ipotesi sei incompetente. Che insomma, è proprio un elemento di distruzione della, non solo del vivere sociale, delle società, ma soprattutto dell'azione politica. E quindi torno all'inizio e dico che questa riscontro delle fonti è l'altro elemento che mi porta a dire che quest'opera è un'opera storica. Poi nel merito c'è tanto, e io penso che come molti mi sono particolarmente diciamo interessato, perché sono rimasto molto colpito da queste ipotesi della nascita della crisi, quelle che vengono chiamate le piste o i complotti. Quindi prima ci sono i tedeschi che si vendono dei titoli di Stato italiani, e quindi per mettere in crisi l'Italia, poi non sono più i tedeschi ma sono gli anglosassoni che con le classi, il rating, di fatto fanno perdere credibilità e reputazione allo Stato e quindi all'economia italiana, e quindi inducono un'altra cosa. Alla fine poi invece veniamo ad apprendere, questa non l'avevo mai sentita, mentre le prime due mi erano note, questa invece non mi era del tutto sconosciuta, l'ipotesi che il presidente della BCE, precedente a Draghi, quindi Trichet, si fosse mosso da francese peraltro sciovinista e tutt'altro che europeo come doveva essere, per indurre elementi di crisi con comportamenti parziali e faziosi, diciamo così, del suo ruolo di presidente della BCE. E il tutto poi, diciamo, questa per la verità era più leggibile, la questione per la quale il Sole 24 Ore fin dal primo momento la reazione italiana del governo Monti non l'aveva ben digerita, anzi non l'ha mai digerita, perché questo diciamo era più facile da capire, perché è chiaro che il mondo industriale non può appoggiare un'azione di governo fatta di vincoli e non di sviluppo. Ma quella, insomma, io se non ho capito male, è stata una risposta con tutti i suoi perché e tutte le sue conseguenze, è stata una risposta contingente. Il vero danno nasceva da prima e si è sviluppato dopo, poi ci sono state, come è stato detto,
qualche contraccolpo positivo, poi tutto poi dopo la storia si continua a svolgere. Ancora oggi siamo in una situazione che conoscete, è inutile che la commentiamo. E dunque, per tutti questi motivi, e proprio perché a questo punto, quindi, non solo è un'opera storica, ma un'opera storica anche con un po' di thriller dentro, per cui anche per questo motivo si va avanti leggendo, vediamo dove va a finire. Ultima considerazione che mi ha divertito è che il titolo mi è piaciuto subito molto. Allora gli avrei chiesto, ti devo chiedere da dove è uscito questo titolo, poi lui ci ha risposto, perché nel libro dice che la signora, tua moglie, ha individuato questo titolo, e immagino il segno nero, non so se è la crisi, no? Allora adesso lo racconta lui, benissimo, grazie. Partiamo dalla fine allora, Roberto. La fine di questo libro è: il cigno nero può tornare, non ci sarà un altro cavaliere bianco, non ci sarà, sottolineo, un altro cavaliere bianco. E il Sole 24 Ore, quando la crisi, 7 anni di crisi che tu racconti, esplode in uno dei momenti più drammatici della crisi, il Sole 24 Ore, riprendendo un titolo preesistente, precedente del Mattino, intitola Fate presto. Il diario italiano della grande crisi, quindi 7 anni di crisi, ci chiediamo se sono finiti, cioè, forse conviene partire da lì. È uno dei motivi veri per cui c'è tanto interesse anche intorno a quello che hai scritto, al di là del fatto di riprendere la teoria di Taleb sul cigno nero, cioè che adesso è stata ripresa da Savone recentemente, quindi grandissima attualità del tuo libro. La più grande, tu scrivi, a pagina 137, la più grande crisi del dopoguerra ad oggi, che ha presentato a noi un conto più pesante di quello di una terza guerra mondiale persa. Parli della debolezza del sistema, parli di una nuova rivoluzione francese globale e diffusa, e parli di una grande difficoltà ad affrontare questi temi con consapevolezza, con senso di responsabilità, in due punti, me li sono segnati, a pagina 467-472, dice: mi viene da piangere per le cecità italiane, e un altro dice: che brutto paese. E nonostante i molti appunti che hai lasciato tutto qui, non hai scritto 516 pagine, in molti appunti che hai lasciato tutto qui, non l'hai scritto tu a pagina 514. Io volevo però dire che la grandezza di questo libro è, al di là delle cose che sono state già dette, è nel fatto che è un libro profondamente etico. Non a caso il mio amico Roberto Napoletano, ringrazio Massimo Ambrosio che è presente, che me l'ha presentato poco tempo fa, e lo ringrazio anche per una serie di ragioni che dirò tra un attimo, parte da Peppo Pontigia, cioè parte da un amico del Sole 24 Ore, amico personale di Roberto, che dice una cosa bellissima, andatela a leggere, non vi dico perché essendo un giallo internazionale, come lui lo definisce in più punti, non possiamo dire tutto. Parla dell'etica del racconto, delle cose che vanno raccontate, non bisogna chiudere gli occhi, ecco, diciamo solo questo per parlare di Pontigia. Perché questo è il presupposto per avere fiducia negli altri, il presupposto della trasparenza dei rapporti, il presupposto della verità, anche quando è impopolare. È un libro che è pieno di verità impopolari, diciamocelo con franchezza. È un libro duro, è un libro che ha un carico di sofferenza personale e pubblica molto forte, lo dichiara apertamente, il peggiore anno della sua vita, dichiara il 2017 il mio amico Roberto, un libro pieno di coraggio e di valore, ma è soprattutto un libro, parla di altro coraggio, di altro valore, perché parla di tantissime persone che hanno avuto coraggio e valore, penso in particolar modo al maestro di vita poi ci racconterà, di Roberto, parla di Paolo Baffi e parla di un bellissimo memorandum su Paolo Baffi, per cui Giovanni Bazzoli ti chiamò commosso su quel memorandum, che io ricordo benissimo di aver letto, io ero un grande appassionato dei tuoi memorandum sulla Domenica del Corriere, con una lettera che il figlio di Paolo Baffi cita, fatta da Paolo Baffi a Enrico Berlinguer, una breve lettera che tu citi nel volume, e parla di altri eroi come Vito Camberale, che tu dici bisognerebbe alzarsi in piedi quando si parla di persone di questo tipo. Non sono persone che però hanno avuto una vita facile, e quindi forse anche in questo ci sta una riflessione ulteriore da fare. Il giornalista, quindi, non solo economico, Roberto Napoletano, io quando l'ho incontrato con Massimo ne sono rimasto affascinato, accorsatissimo, pluripremiato, io lo ricordo molto più giovane, a Napoli, quando veniva ad incontrare e intervistare Franco Ambrosio all'Italgrani,
e lo ringrazio anche di questi ricordi che lui ha voluto tra l'altro trasfondere in un'intervista, che sarà presente in un libro che presenteremo l'anno prossimo. Un uomo consapevole, io me lo sono appuntato prima di venire oggi pomeriggio, dinanzi a fatti spesso lasciati ai margini della visibilità. Cioè, certe cose che dice su quel complotto di cui si parlava prima, franco-tedesco, sono stati volutamente tenuti all'oscuro. Quindi perciò il tema del giallo, dell'intrigo, no? Dove dentro c'è anche un racconto ovviamente biografico. E nel ricordare tutti questi meriti del libro, ovviamente, essendo partito dalla fine del libro, non posso che a questo punto nel ringraziarlo, che dare la parola a Roberto Napolitano, ringraziandolo di essere venuto qui da noi. Il successo dell'iniziativa è sotto gli occhi di tutti, credo che questa sala con tante persone, se non c'erano i crediti formativi non l'avremmo mai riempita, i crediti formativi oggi non ci sono, e devo dire che è la riprova del fatto che persone coraggiose, piene di entusiasmo in quello che fanno, piene di capacità, perché questo è un tema della competenza che lui cita moltissimo, anche nei rapporti con l'Europa, non avrebbero tante persone affrontato l'idea nella fase così avanzata dell'estate di venire ad ascoltare una persona che è venuta qui, ci parla di cose che sono contenute in questo libro ma che vanno molto oltre questo libro, che noi dobbiamo necessariamente ascoltare, perché dobbiamo aprire gli occhi. C'è una situazione delicatissima in questo momento dell'Italia, non dobbiamo sottovalutarla. Roberto Napolitano ci aiuta storicizzandola, contestualizzandola, a tenere gli occhi aperti per capire verso che cosa stiamo andando. E lo ringrazio moltissimo di questo, perché questo libro è un libro profondamente educativo. Quindi anche se non troverete tutte le copie che desiderate, potete ordinarlo. È un libro veramente che io consiglio moltissimo. Credo che sia il libro di passaggio, un libro veramente di passaggio storico in questa fase della nostra Repubblica, che ci fa comprendere le cose che stanno alle nostre spalle e le cose che abbiamo davanti. E molte le cose che ci sono davanti sono dei piccoli baratri. Ce lo dice con chiarezza Roberto, quindi non posso che dare a lui la parola e ringraziare. Io invece devo e sento il bisogno di ringraziare tutti gli intervenuti perché... voglio ringraziare in modo speciale Clemente, perché come vi ha raccontato è un amico da lungo tempo, ma voglio ringraziare non solo per l'amicizia, perché ho visto da tutti gli interventi che hanno letto il libro e secondo me la cosa che più a me più interessa e per cui l'ho fatto è che si sono fatti un po' prendere da questo libro. Quindi detto questo, poi vi dirò sulla parte attuale, se avete un po' di pazienza, io cercherò di raccontarvi il libro, che non è un saggio, perché io non volevo fare l'ennesimo saggio, esprimere l'ennesima opinione sulla grande crisi. Volevo cercare di restituire un racconto attraverso i fatti come li ho vissuti io, con la fortuna che ho avuto di colloquiare abitualmente tutti i presidenti del Consiglio, capi di Stato italiani e anche molti esteri, dentro un racconto in questo momento che ha cambiato tutto. Per cui io voglio partire da mercoledì 9 novembre del 2011, io sono in albergo a Meliano, dove mi ha sistemato il Sole 24 Ore, che dirigo appena da qualche mese, e anche quella mattina, come tutte le mattine, Giuseppe mi porta le tre solite tazzine di caffè, senza le quali è impossibile svegliarmi. Io non so perché, ma in quel momento percepisco fisicamente, che è in arrivo il Cigno Nero italiano. Giuseppe ha poco più di 20 anni, è nato a Barcellona, Pozza di Gotto, 40 km da Messina, ma è molto felice, orgoglioso, ormai sentivamo tutte le mattine, perché aveva avuto il suo primo contratto a termine come operatore alberghiero a Milano. Quella mattina non se ne va, sta lì, fermo, non è che posa le tazzine e se ne va, seduto. A un certo punto dice, si prende coraggio, dice direttore, ma questo mi perderò il lavoro, questo maledetto spread mi rimanderà a fare la fame in Sicilia. E dici no, non sarà così. Non perderai il lavoro e non perderai la casa condivisa con gli amici in Brianza, però la giornata è veramente terribile. Ricordo che chiamai Francoforte, chiamai Londra, sentii quasi tutti i banchieri milanesi, un sacco di uomini delle istituzioni e acquisii una certezza. In quel giorno nel mondo nessuno comprava i titoli italiani, li comprava solo la Banca Centrale Europea. Ricordo che telefonai al governatore della Banca d'Italia, Ignazio Visco, e mi disse, guardi direttore, andate a vedere che cosa succede sul mercato secondario, scoprirete che i bot a un anno passano di mano all'8, al 9, al 10%, cioè un tasso abnorme, addirittura superiore a quello altrettanto abnorme al quale vengono collocati i titoli a 10 anni, cioè oltre il 7%.
quando si inverte la curva dei rendimenti, cioè quando si paga di più per un titolo a breve termine rispetto a un titolo a lungo termine, che a sua volta già si paga tantissimo, vuol dire che quei titoli scottano, bruciano, che nessuno li vuole. Quei titoli erano i titoli sovrani italiani. Più o meno, aggiunse il governatore, è quello che è successo 2 o 3 giorni prima del default argentino. Per farvi capire che cosa vuol dire questa parola, l'Argentina ha avuto il suo default sovrano nel 2001, sono passati più di 15 anni, l'Argentina è un paese più ricco di noi e meno popolato di noi, non si è mai ripreso. I tassi sono al 40%. Hanno chiesto un aiuto al Fondo Monetario Internazionale qualche settimana fa e rischiano un nuovo default. Sempre quella mattina chiamai Romano Prodi e mi disse, guarda, ma te fatta che mi colpì molto, mi disse, io sono di ritorno dagli Emirati Arabi e ti devo dire sinceramente che mi ha dato molto fastidio come mi ha salutato l'ambasciatore arabo. E come ti ha salutato? Ha detto, mi dispiace di incontrarla. No, mi ha detto bunga bunga. Come dire, da tutti sì, ma dall'ambasciatore arabo no. Però poi aggiunse, però ti devo anche dire una cosa, che io c'è qualcosa in questo gossip internazionale su Berlusconi che non mi quadra. È un po' come se i mercati volessero far pagare a Berlusconi il rapporto con Putin, il rapporto con Gheddafi, la difesa della stabilità iraniana. Però io condivido questa scelta, perché questa scelta di politica estera coincide con l'interesse italiano in politica estera. Adesso voi, credo legittimamente, vi chiederete, ma che cos'è il Cigno Nero? Il Cigno Nero è un evento raro, frutto di tante cause improbabili che incredibilmente avvengono tutte insieme e determinano un danno gravissimo. Qualcuna di queste cause sono state già accennate, il bunga bunga è una crisi di credibilità delle istituzioni, è un indebolimento. La seconda causa è il rapporto di scontro permanente tra il Presidente del Consiglio e il Ministro dell'Economia Giulio Tremonti. Quando il 3 agosto del 2011 la Banca Centrale Europea scriva una lettera al governo italiano, qualcuno ha detto che quella lettera era stata scritta a Roma, non è vero, quella lettera l'ha scritta Stark, il più ortodosso degli economisti tedeschi, all'epoca capo dell'ufficio studi della BCE. E quella lettera fu scritta, indirizzata al governo italiano e al governo spagnolo. L'unica manina italiana che intervenne, e ci fu un intervento, fu quello della Banca d'Italia, e fu ancora una volta a difesa degli italiani. Perché, a differenza della lettera che arrivò in Spagna, dove c'era scritto tagliare lo stipendio degli statali del 50%, questa fu corretta per dire che il taglio di ridurre, di contenere la spesa pubblica, cioè non era un imperativo così cogente. Lo so bene che questa lettera è ai confini, viola le sovranità di un paese, però è anche vero che in quelle settimane, in quei giorni, solo la Banca Centrale Europea comprava i titoli sovrani spagnoli e i titoli sovrani italiani. Bene, cosa chiedeva in quella lettera l'Italia? Di fare la riforma delle pensioni e di fare una manovra correttiva. Bene, la riforma delle pensioni non si fece perché Bossi non la voleva, Tremonti non la voleva, si fece una manovra di 40 miliardi. Questa manovra doveva essere presentata prima di agosto. Uno dei ministri, non il ministro dell'economia, che non aveva provvedimenti, disse io resto nella mia casa di campagna, Capalbio, era sotto Ferragosto, non ho nulla da annunciare. Alle ore 9 del mattino riceve la telefonata di Giulio Tremonti, che dice guarda ti devo chiedere un piacere personale, molto personale, fammi la cortesia di venire a questa conferenza stampa, mi dai almeno una mano a contenere quel pazzo del Berlusca. Passa un'ora e riceve la telefonata di Giulio Tremonti, di Berlusconi, e di quale gli dice scusi, io veramente, diciamo, mi dispiace doverti disturbare, però credo che sia veramente indispensabile la tua presenza. Dobbiamo porre un argine a quel folle di Tremonti. E il nostro ministro lascia la casa di campagna e va alla conferenza stampa del pazzo e del folle. Quando qualche mese dopo, all'inizio di novembre, c'è l'ultima chance che ha il governo Berlusconi per rimanere in vita, e cioè il G20 di Cannes, Berlusconi e Gianni Letta sono d'accordo nel presentarsi al vertice di Cannes, G20 di Cannes, con la riforma delle pensioni approvata per decreto.
Berlusconi, Bossi e soprattutto Tremonti dicono di no. Al massimo, dice Tremonti, si può mettere come emendamento nella legge di bilancio, dopo. Poi Tremonti dirà, Napolitano aveva fatto sapere che non firmava il decreto per la riforma delle pensioni per decreto, non è vero. Napolitano chiamò il dottor Letta e lo pregò di riferire al Presidente del Consiglio che il Presidente della Repubblica non poteva controfirmare un decreto di riforma delle pensioni che non recasse la firma del Ministro dell'Economia. Risultato, Berlusconi si presenta a Cannes a mani vuote, disarmato. E quando finisce il vertice ufficiale, incomincia il vertice vero, cioè il processo in piena regola che Nicolas Sarkozy, tenete bene a mente questo nome perché è molto importante nei guai che abbiamo passato, e il suo braccio armato Christine Lagarde, direttore generale del Fondo Monetario Internazionale, alla presenza di Obama, alla presenza della Merkel, fanno un vero e proprio processo all'Italia Berlusconi. La sintesi è: l'Italia è un problema enorme per sé, per la Francia, per l'Europa. Il debito pubblico italiano mette a rischio l'euro, quindi per piacere fatti aiutare. La Lagarde è pronta, il Fondo Monetario è pronto a dare 40 miliardi, per piacere non andiamo oltre, perché siamo sull'orlo del baratro. Berlusconi, anzi prima di raccontarvi la difesa di Berlusconi, voglio raccontare un aneddoto che ha raccontato nel libro e che riguarda una figura che forse conoscete, Rino Barillari, Rede Paparazzi. Mi ricordo che ero direttore del Messaggero, era a pranzo lì a un ristorante vicino al giornale, arriva Rino e mi porta un altro cornetto e dico, ma scusami, me ne hai regalato uno la settimana scorsa, dice, l'invidia aumenta, meglio tutelarsi. Passa qualche secondo e mi dice, guarda che ieri sera stavo al Pantheon, c'erano Berlusconi, c'era Fini sparirà, Berlusconi se lo mangia, mi dice, però ti voglio dire una cosa, ricordati, Berlusconi non è un politico, mi dice Barillari, Berlusconi è un commerciante. E io dissi, no, ti sbagli, secondo me Berlusconi è un grande politico, si è rivelato un grande politico, però è vero che come commerciante è insuperabile. Bene, a Cannes Berlusconi come commerciante fu insuperabile, perché lui disse, io francamente non capisco questo problema, è vero che abbiamo questo debito pubblico di 2.000 miliardi, adesso sono diventati 2.300, d'accordo, ma non vi fidate nemmeno la Banca d'Italia? La Banca d'Italia dice che la ricchezza privata italiana è di 8.000, 9.000 miliardi, quattro volte di più, e poi in maniera molto impropria, da imprenditore, dice è come se un'azienda privata avesse un passivo di 2.000 e un attivo di 8.000, ma che azienda, che problema è? Noi possiamo darvi una mano a tutti. Allora dice che la Merkel è zitta, muta, e Obama disse ma ha ragione lui. Non potete accanirvi su un solo indicatore, il debito pubblico, ma Sarkozy non molla l'osso. Sarkozy chiama Geithner, il ministro del tesoro, dice per piacere vai a parlare separatamente con Tremonti, almeno quello ragiona, questo è un pazzo, cerca di metterlo, fatti dare una mano, non possiamo uscire da qui, l'Europa sta bruciando. Geithner parla con Tremonti e Tremonti questa volta è d'accordo con Berlusconi. La mattina dopo, alle ore 7.45, nella camera d'albergo di Berlusconi squilla il telefono e dall'altra parte c'è Christine Lagarde che dice guardi Presidente, io ho riconvocato il tavolo con le stesse persone, Obama e Merkel, attendiamo giù. Il Fondo Monetario Internazionale non le offre più 40 miliardi ma 80-100, l'Italia deve accettare questo aiuto, deve accettare la Troica, perché non può l'Italia mettere a rischio l'euro e l'Europa. Berlusconi dice sconvochi immediatamente questo tavolo, non si permetta più di disturbarmi al telefono, l'Italia non ha bisogno di aiuti. Berlusconi fece bene, perché ha difeso l'Italia e ha impedito che arrivasse la Troica, però in quel momento Berlusconi capisce che si deve dimettere. Quello che vi ho raccontato fino ad ora sono le cause, un pezzo di cause improbabili, Ciglio Nero, ma sono le cause minori, sono le cause interne, cioè crisi di credibilità, scontro Berlusconi-Tremonti, pezzi di maggioranza da fine in poi che se ne vanno. Le cause maggiori, improbabili del Ciglio Nero italiano vengono da fuori. La prima è la furia dei mercati. I mercati scommettono sul default dell'Italia e sul default della Spagna e scommettono sulla disintegrazione dell'euro. Sul tavolo degli investitori, di tutti gli investitori del mondo, c'è uno scenario che calcola il tasso di probabilità di rottura dell'euro.
E sapete dove lo calcola, a che risultato lo colloca? Al 70%. Quindi tutti sono convinti che ci sarà un euro di serie A e un euro di serie B. E noi ovviamente siamo nel giro dei condannati. Cioè l'Italia è diventato lo Stato da vendere. La seconda crisi, la seconda causa improbabile è l'errore fatale del patriota Trichet. Io lo chiamo patriota perché chi è Trichet? Jean-Claude Trichet è il presidente della Banca Centrale Europea prima di Mario Draghi ed è il presidente della Banca Centrale Europea nel novembre del 2011. Perché lo chiamo patriota? Perché quando nel 2007 scoppia lo scandalo dei subprime, dei cattivi derivati, e scatta la corsa ai riscatti dei fondi di BNP Paribas, dalla sera alla mattina Jean-Claude Trichet e la Banca Centrale Europea cacciano 90 miliardi. E quando il problema si ripropone oltre Atlantico, perché la Federal Reserve dice in America non lavorate con le banche francesi e tedesche, lui fa lo swap, cioè fa un accordo tra la Banca Centrale Europea e la Federal Reserve di scambio di denari, per cui con gli euro della BCE, cioè con i nostri euro, le banche francesi e le banche tedesche garantiscono la Federal Reserve e possono lavorare negli Stati Uniti. Quando scoppia la crisi che io chiamo degli sfigati, cioè la crisi del debito sovrano greco, Jean-Claude Trichet si gira dall'altra parte. Non lo dico io, lo dice per Carlo Padoan, che fino a qualche tempo fa, fino a qualche settimana fa era ministro dell'economia. Dice che commette un grave errore, cioè non capisce che dietro la crisi sovrana greca c'era un'altra crisi finanziaria. Alza i tassi quando invece deve abbassarli e soprattutto convince i decisori politici mondiali riuniti al G20 di Toronto che la crisi è finita. Questo errore fatale del patriota Trichet consentirà, farà in modo che la crisi greca contagerà l'Irlanda e poi il Portogallo e poi la Spagna e poi l'Italia e porterà ai paesi del sud Europa la seconda recessione e la povertà, porterà in dote all'Europa intera il rischio massimo, cioè la deflazione, prezzi negativi e crescita negativa. Sono andato a trovare a Ferragosto Ghizzoni, che era amministratore delegato dell'Unicredit, che è la seconda banca del paese dopo Intesa San Paolo, perché volevo che mi restituisse il racconto di quelle settimane e di quei mesi, e lui mi dice: guarda, la prima cosa che ti voglio dire è che da luglio a dicembre del 2011 ogni volta che c'era un'asta di titoli pubblici e c'era un inoptato, cioè una parte dei bot che venivano offerti sul mercato non venivano acquistati, in automatico li compravamo noi e Intesa San Paolo, Intesa San Paolo e noi. Non ce lo disse nessuno, lo facevamo perché noi sapevamo che anche un piccolo inoptato era un pre-default e sarebbe stata una valanga a catena. E poi mi dice un'altra cosa: nel novembre 2011 le banche italiane, tutte le banche italiane, ad eccezione delle prime due, non hanno accesso al mercato, non hanno accesso alla liquidità a 30 giorni, a 7 giorni, a un giorno. Tutti i fondi monetari americani escono dall'interbancario italiano. Quando in quelle settimane qualcuno di voi sarà andato a un bancomat per prelevare 50 euro, 100 euro, 200 euro e vi sarà uscita la scritta guasto, non era guasta la macchinetta, non era guasto il collegamento, non c'erano gli euro, erano finiti i soldi. Questo è il cigno nero italiano. Tanti eventi rari frutto di tante cause improbabili che incredibilmente avvengono tutte insieme. Non posso dimenticarmi ancora Sarkozy. Chi è che decide di dichiarare guerra alla Libia e di avere come obiettivo nei bombardamenti terminali dell'ENI? Nicolas Sarkozy, che convince Hillary Clinton, che convince Obama e tutti insieme convincono Napolitano. Guardate, per capire che cosa è successo, i danni sono sotto gli occhi di tutti, vi voglio raccontare quello che mi ha detto Descalzi, che è amministratore delegato dell'ENI, attualmente in carica. Di solito gli amministratori delegati di queste major, per di più quotate internazionali, sono molto guardinghi. Lui mi ha detto: guarda che io ero presente quando Renzi chiamava, parlava con la Merkel, parlava con i capi di Stato francesi, ripetutamente, insistentemente, dice: dobbiamo sospendere queste sanzioni a Putin, ci sono pezzi di economia italiana che dipendono, distretti dall'economia sovietica, no, no, no.
un muro invalicabile. Bene, negli stessi mesi, negli stessi giorni, con lo stesso impresentabile Putin, il duo franco-tedesco conclude l'accordo per il gasdotto del Nord e qualche mese dopo per il raddoppio del gasdotto del Nord. Forse comincia ad avere ragione Romano Prodi quando diceva che i mercati ci volevano far pagare l'interesse italiano in politica estera difesa dal governo Berlusconi. Forse aveva ed ha ragione, perché noi eravamo diventati la porta del gas sovietico in Europa, noi eravamo il bacino di riferimento per il Mediterraneo. A questo punto io credo che sia chiaro a tutti che cos'è il ciclone nero italiano. È un evento raro, frutto di tante cause improbabili che incredibilmente avvengono tutte insieme. Poteva non esserci Bunga Bunga, poteva non esserci lo scontro così esasperato da Tremonti e Berlusconi, ma soprattutto, perché credetemi, quello di prima sono le cause minori, soprattutto poteva non sbagliare Trichet. Il presidente dell'Europarlamento in carica dice che non si sa se è stato un errore o se giocava un'altra partita. Comunque poteva non accadere. Poteva Hillary Clinton e poteva Obama e tutti e due insieme potevano dire a Sarkozy che Gheddafi teneva tutti i doni e che i dittatori che sarebbero arrivati dopo sarebbe stato peggio. Non l'hanno fatto. Ed è arrivato il ciclone nero italiano. Volete capire che cos'è il ciclone nero italiano? Lo dico io, perché siccome non è una cosa astratta. Vi dico quando l'ho capito io. L'ho capito un giorno che sono andato al Politecnico di Milano, dovevo fare una lezione. Politecnico di Milano per me è l'eccellenza dell'eccellenza dell'università. Io non mi ricordo nemmeno di che cosa ho parlato, io mi ricordo solo dell'intervento della professoressa Masella, la quale ha dato lettura di una lettera che ha scritto Mauro. Chi è Mauro? Mauro è un ragazzo che non ha mai preso un 30, tutti i 30 e lode. Questo Mauro ha scritto una lettera, gli hanno detto: ma qual è il sentimento che accomuna i ragazzi del Politecnico oggi, che accomuna i ragazzi dell'università in questo momento d'Italia? Lui ha risposto: la paura. La paura del contratto a progetto che scade, la paura di non riscattare tutti i crediti, la paura di perdere la borsa di studio, la paura di non riuscire a pagare l'affitto, la paura di non riuscire a pagare le tasse, la paura di non riuscire a pagare le bollette, la paura di impegnarsi al massimo, di prendere tutti e 30 lode, ma di non avere il lavoro per il quale ci si sente motivati, la paura di avere un lavoro che non è il tuo, la paura di perdere il lavoro che non è tuo. Le paure sono individuali, ma sono contagiose, e tante paure individuali contagiose creano la grande paura. Sempre in quei giorni mi ricordo la telefonata di un mio amico, per me forse il più importante storico italiano, il quale mi telefona e mi dice: ma guarda, non se ne può più, non si può più andare avanti, tu lo sai la storia di mia figlia, lo sai, c'ha due lauree, tre master, era contenta, l'avevano assunta con questo contratto a termine come segretaria in un'agenzia immobiliare, ma era felice, era il terzo contratto a termine, diceva: papà, sono precaria ma stabile. Qualcuno ieri l'ha chiamata e gli ha detto che deve stare a casa per 30 giorni, quindi lei è entrata tra quelli che hanno il contratto a termine con sospensione incorporata. È il panico, mi ha detto. Qualcuno si sta assumendo la responsabilità di trasformare la generazione della precarietà eterna nella generazione della paura. Ricordo che in quel periodo avevo una rubrica, l'ho citata e lo ringrazio, sul Domenica del Sole, che si chiama Memorando, è passato tanto tempo, adesso lo posso dire, si era quasi trasformata in un'agenzia di collocamento. Vi voglio ricordare solo una lettera di un ragazzo di Napoli, che si chiama anche lui Giuseppe, il quale mi scrisse questa lettera, che mi colpì da morire. Mi disse: guardi direttore, io ho fatto l'esame di ammissione alla Bocconi, sono arrivato primo. Ho fatto l'esame di ammissione alla LUIS, sono arrivato secondo, ma non mi sono potuto iscrivere né alla Bocconi né alla LUIS perché mio padre non poteva pagare le tasse. Mi sono iscritto a Napoli 2, Caserta, ma mio padre non poteva pagare le tasse. Allora sa cosa ho fatto, direttore? Mi sono inventato un corso su Skype, cioè ogni volta che sostengo un esame, dopo che l'ho sostenuto apro questo corso su Skype e faccio dei corsi serali, mi pagano. Sapesse quanti ragazzi della Bocconi e della LUIS iscrivono ai miei corsi serali, ma la loro laurea varrà più della mia.
Questo ragazzo oggi ha meno di 30 anni, ha un ruolo importantissimo, una società quotata, e così ci fu per Samuele, così fu per tanti altri, ma questa non è la strada. Francesco B è un nome che sto inventando adesso, è un imprenditore di 50 anni, si è tolto la vita, si è sparato con un colpo al petto di pistola davanti al portone della sua azienda. Ha lasciato un biglietto, c'è scritto: da oggi non posso più pagare gli stipendi ai miei dipendenti, da 18 mesi pago gli stipendi ma non pago i contributi. Sapete quanti sono gli imprenditori che si sono uccisi in quei mesi? 700. Ricordo, mi sto raccontando che cos'è il Cigno Nero Italiano, perché siccome ne parlano tutti e non sanno che è già arrivato, e io vi posso solo dire che ho partecipato al Lingotto, a un'assemblea della piccola impresa, migliaia di imprenditori. La cosa che mi colpì è che a un certo punto si alzarono tutti in piedi e osservarono un minuto di silenzio per commemorare le imprese morte. Io misi sul giornale un contatore che misurava ogni giorno quante imprese chiudevano. E mi ricordo fisicamente questa cosa, che quando uscivo da questa assemblea proprio mi strattonavano donne, uomini, imprenditori: lei lo deve scrivere sul giornale, deve scriverlo che le nostre imprese sono sane, che noi abbiamo dei prodotti ottimi, noi stiamo facendo i salti mortali ma possiamo chiudere domani, non per colpa nostra. Avevano ragione. In quell'anno noi abbiamo perso, nella crisi cumulata con la crisi finanziaria, 9 punti di PIL. Un quarto della produzione industriale è andata in fumo, sono spariti il 30% degli investimenti e il 10% dei consumi. In tempo di pace è la più grave crisi economica conosciuta da questo paese. I danni sono superiori a quelli di una terza guerra mondiale persa. Questo è il vero Cigno Nero Italiano. Feci un titolo in quei giorni, che si è fatto presto, che forse qualcuno di voi ricorderà, che è stato evocato. Adesso credo che sarà chiaro a tutti perché feci questo titolo. Io feci questo titolo perché erano in gioco il lavoro e il risparmio degli italiani. Qualcuno disse strumentalmente che avevo fatto questo titolo per, diciamo, togliere Berlusconi e far arrivare Monti. È incredibile, perché io non avevo questo problema, perché solo il 24 ore da me diretto, a mia firma, 2 mesi prima, con un fondo a mia firma, aveva chiesto le dimissioni di Berlusconi. E 1 mese e mezzo prima avevo chiesto le dimissioni di Tremonti. Non era quello il problema. Io feci quel titolo perché Agostino Palomba, che è uno dei grandi del Sole 24 Ore, quelli che lavorano in cucina, si occupano di norme, in quel giorno maledetto del Cigno Nero Italiano, che mi uscivano le orecchie, continuavano a suonare, in ascensore gli ho risposto, dico: ma Agostino, ma cos'è successo di così grave che qua sta saltando l'Italia? E lui mi dice: no, ti volevo dire che c'è il panico totale, sono andato a scuola, ho portato i miei figli, tutte le mamme, tutti mi chiedono i soldi, dove metterli, sta saltando tutto, ieri in ospedale. Ti ricordi, fate presto, quel titolo del Mattino che ti piace? A me mi è venuto in mente quel titolo. E lui si guarda: Agostino, che idea che ha avuto Agostino. E mentre arrivo al giornale chiedo: ma lo spread quant'è? 5,75. Allora io mi ricordai che fate presto, un titolo di un grande direttore, Roberto Ciugni, un grandissimo giornale, che è il Mattino di Napoli, che io amo, ma soprattutto è la riproduzione di una frase di Pertini, il più amato del Presidente della Repubblica, che era riuscito per primo ad arrivare dopo 5 giorni sui paesi del cratere. Quando tornò disse: ma ho capito di occuparci dei morti, ma occupiamoci dei vivi, mandate i viveri, fate presto, se no aumentano i morti. E perciò io feci il titolo fate presto, perché continuavo a pensare alla frase ultima del governatore, più o meno è quello che è successo 2 o 3 giorni prima del default argentino. E quindi io dissi fate presto, perché erano a rischio il lavoro e le macerie italiane. Se andate a leggere quel fondo non troverete mai la parola tecnico. Io chiesi un governo in cui si assumesse la responsabilità politica, dico politica, tutte le forze italiane, tutte, per l'interesse del paese, facessero un governo che facesse la riforma delle pensioni, la patrimoniale, desse un segnale ai mercati per salvare l'Italia. Il Presidente della Repubblica, Napolitano, fece una scelta unica nella storia repubblicana, cioè fece un governo, nominò senatore a vita Monti, gli diede l'incarico e fece un governo di tutti i tecnici. Noi avevamo chiesto che alla guida ci fossero uomini capaci
di parlare la lingua degli stati e dei mercati, perché avevamo un vuoto di credibilità. Ricordo che io chiamai immediatamente Carlo Azeglio Ciampi. Carlo Azeglio Ciampi è un protagonista di questo libro, perché io ho avuto sempre un rapporto filiale con Ciampi. Quando diventai direttore del Messaggero lo convinsi a diventare editorialista del nostro giornale, fu il primo dei nostri editorialisti. Per me Ciampi non era solo un uomo di grande competenza, lo era per davvero. Ricordo quante volte mi ha detto ci vorrebbe una nuova Bretton Woods e ancora la stiamo aspettando, ma era soprattutto per me anche una persona alla quale io trasferivo un po' delle mie ansie, perché eravamo entrambi ansiosi, quindi lui mi aveva detto che se un ansioso come me è diventato Presidente della Repubblica si può fare tutto con l'ansia. E allora io dissi, guardi Presidente, ma Napolitano ha fatto Monti, lei cosa ne pensa? Guardi, dice, molto bravo, è molto serio, è molto competente, farà bene, farà, studierà i dossier, però attenzione direttore, va molto molto aiutato. E io dissi, ma perché? Cosa vuol dire? Sì, perché ha un difetto di fabbrica bocconiano. E cosa vuol dire? Cioè ha difficoltà a parlare al cuore degli italiani, e quando arriva una crisi così forte bisogna saper parlare al cuore degli italiani. Allora io vi dico subito, per me il governo Monti fece la riforma delle pensioni, fece la patrimoniale piccola sulla casa ed evitò che l'Italia diventasse la nuova Grecia. La nuova Grecia significa, perché noi siamo stati molto male, ma si può stare peggio, eh? Cioè significa ospedali per mesi senza medicine, significa alzarsi una mattina, la RAI è chiusa, non litigare per chi nominare il direttore del TG1 o TG2, si nomina un commissario liquidatore e si chiude. Si può regalare agli inglesi, agli americani l'ENI, regalare ai francesi l'ENI e agli americani l'ENEL, si può fare, non è avvenuto. E quindi quando arriva Monti fa quei due provvedimenti, cioè i deputati di Berlusconi danno a Monti quello che non diedero a Berlusconi, la riforma delle pensioni, i deputati di Bersani danno a Monti quello che non diedero a Bersani, cioè la patrimoniale sulla casa. Poi dopo, per capire il taglio, per capire, vi devo, non mi mettete paura se urlo un attimo, devo urlare un secondo, perché vi devo raccontare la telefonata che ricevetti di un collaboratore del presidente Monti, mentre lo direttore sono una persona che io stimo molto, il quale mi chiama e dice basta, 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 oh ma che sei impazzito, dico, ma che sei uscito di testa, dico basta, dico ma mi spieghi che cosa è successo, guarda ti racconto, sono entrato nella stanza del presidente Monti e gli ho detto guarda, hai mandato, il presidente lei ha mandato in pensione gli italiani a 70 anni, si doveva fare, ha messo una patrimoniale sulla casa, quasi tutti hanno una casa, quindi la pagano. Ha fatto la stretta sugli enti locali, però i comuni hanno meno soldi, aumentano le tasse, le pagano sempre i cittadini. Ha fatto i blitz fiscali a Cortina, non discuto, ma sono scappati tutti da Cortina. Ha ridotto il contante, anche questa è una cosa sana, ma quei pochi che possono ancora spendere, perché c'è ancora qualcuno che può spendere, il regalo all'amante lo fanno in Svizzera, quindi meglio per la Svizzera che non per l'Italia. Presidente Monti, lei ha svuotato i porti. Lo so che l'ha fatto perché deve colpire anche i ricchi che devono dare il loro contributo in questo momento di crisi, ma nelle barche dei ricchi lavorano i marinai e quelli non hanno più uno stipendio. E chi glielo dice a Bezzena di Puntala che deve chiudere? Perché le barche non ci sono più nel porto di Puntala e quindi non fanno più il pieno di benzina. Presidente, mi faccia un piacere, gli ho detto, lei vada in televisione, faccia un messaggio, un quarto d'ora, 10 minuti, 20 minuti, a reti unificate, 1, 2, 3, dica agli italiani che lei non è impazzito, che lei non è sadico, che lei non è pazzo, che lei sta facendo tutto questo perché quei simpaticoni di prima, quelli che sorridevano sempre, quelli che dicevano sempre sì, avevano fatto un grande debito pubblico. E che lei sta lavorando per il proprio futuro dei nostri figli. E che non è vero che si fermassero per fare, che chi può comprarsi una casa se la comprasse, che tutto sommato la patrimoniale è ancora piccola, che le costruzioni non si devono fermare, bisogna andare avanti. E cosa ti ha detto il presidente Monti? Ho detto, lui mi ha risposto, gli italiani devono espiare. Sì, però se, lo dico, se riesco a dirlo io è meglio. Va bene, gli italiani devono espiare. Ovviamente io sono andato dal presidente Monti che nega in modo assoluto di aver detto questa frase, io ho riprodotto entrambe le versioni, posso dire che parlando so per convinzione che Monti aveva in mente che gli italiani vivessero al di sopra delle proprie possibilità. Un economista che io stimo, che si chiama Cottarelli,
ha detto che senza quelle misure di austerity oggi il debito pubblico rispetto al PIL sarebbe al 145 e passa per cento. Però io voglio dirvi una cosa, che secondo me Ciampi un po' aveva ragione, perché bisognava parlare al cuore degli italiani, perché in un momento così difficile bisognava spiegare perché si facevano scelte così difficili. Però vi voglio anche dire un'altra cosa, che questo uomo che per il difetto di fabbrica bocconiana non riusciva a parlare al cuore degli italiani ha difeso bocconianamente la dignità e la reputazione di questo paese come pochi altri premier. Perché lui bocconianamente capiva una cosa: io ho preso lo spread a 5,75, grazie alle cose che ho fatto l'ho portato a 400, ok? Ma voglio dire, abbiamo evitato il baratro, ma non siamo usciti dalla crisi. Come spiego agli italiani che hanno fatto tutti questi sacrifici e lo spread è sempre a 400? E allora mi ricordo che ogni tanto mi diceva che quando lo diceva la Merkel continuava a dire, sai Mario, i mercati hanno bisogno di molte prove, ma tra una prova e l'altra si scappa il cadavere. E quindi lui decide una strategia importante a livello internazionale. Chi darà una grande mano al presidente Monti? È Ignazio Visco, il governatore della Banca d'Italia, perché sarà il primo economista, lasciamo perdere il governatore della Banca d'Italia, a dire, senza essere smentito, che 400 punti di spread, 200 sono colpa nostra, cioè sono colpa dei vizi dell'Italia degli italiani, ma gli altri 200 no, gli altri 200 sono colpa di chi guida l'Europa, è colpa dei francesi, dei tedeschi, che non vogliono il ministro dell'economia comune, che non hanno una politica estera comune, che non hanno una difesa comune, che non vogliono nemmeno fare la garanzia comune sui depositi, nemmeno un fondo unico di risoluzione delle banche che ancora oggi si cerca. E allora perché gli italiani, i greci, gli spagnoli devono pagare anche i ritardi, i vizi dei francesi e dei tedeschi? E quindi fanno un paper, fanno una strategia. Dice, dobbiamo coinvolgere Obama, perché gli Stati Uniti hanno anche loro un grande debito, capiscono qual è il problema. Obama in campagna elettorale non vuole un problema, e quindi al G8 di Los Cabos gli uomini del Tesoro della Banca d'Italia si vedono prima con gli uomini del Tesoro americano, con gli uomini della Casa Bianca, c'è un incontro tra Monti e Obama e decidono la strategia. Dice, io illustrerò questo paper europeo sul rischio di rottura dell'euro, le colpe nostre, le colpe degli altri, a noi farebbe molto piacere se tu dicessi, Obama, che sei d'accordo con noi. Bene, come al solito Obama fa di testa sua e quindi non rispetta il copione e impedisce a Monti di parlare per primo, parla per primo lui e dice, io sono totalmente d'accordo con il paper italiano sul rischio di rottura dell'euro. E lo dice guardando in faccia la Merkel, la quale si gira, guarda Monti, e gli dice, scusa, ma perché lui ha un paper, lui che sta al di là dell'Atlantico, sull'euro che io non ho mai avuto prima? E tra i due cala il gelo. Non so se qualcuno di voi ha mai letto i diari di Zapatero, l'ex premier spagnolo, è stato tradotto anche in inglese, il quale Zapatero scrive nel raccontare Cannes, dice, qui tutti dicono che fra qualche giorno Berlusconi si dimette, tutti dicono al suo posto arriverà Monti e tutti aggiungono che Monti non è italiano, sta con gli altri. Ecco, io penso che in quel momento la Merkel per la prima volta ha cominciato a pensare, ma Monti è un italiano. Il gelo con la Merkel è un gelo vero. Infatti Monti deve ricorrere all'aiuto di quello che io chiamo il francese buono, cioè François Hollande, che è un capo, un presidente della Repubblica Francese che ha goduto di cattiva stampa e ha fatto un solo mandato, ma che ha sempre difeso l'Italia. Per davvero. Guardate, vi faccio capire subito, vi ricordate adesso oggi, vertice Merkel-Macron, poi vi ricordate vertice Merkel-Sarkozy, vi ricordate che ci sono stati solo pochi anni in cui il vertice era obbligatoriamente Merkel, Hollande, Mario Monti, Merkel, Hollande, Enrico Letta, perché Hollande non accettava di incontrarsi separatamente con la Merkel. Il francese buono Hollande dà una mano a Monti, Monti ricuce con la Merkel, incontri bilaterali a Roma, con Rajoy, con Hollande e infine, con, diciamo degnandosi, con la Merkel. Ottiene che al Consiglio europeo di Bruxelles di giugno, all'ordine del giorno si pone il patto per la crescita e meccanismi di stabilizzazione finanziaria, che ovviamente pochi capiranno, ma che traduco come piano anti-spread. Bene, voi avete presente tutti questi premier italiani, o aspiranti premier, o vice, non lo so, che dicono che al bar
fanno, metteranno in fila la Merkel, poi vanno lì e firmano anche la retrodazione del Berlin, o dicono che se ne fregano del deficit e caleranno un capo totale. Bene, il presidente Monti a sorpresa in quel vertice, senza dire niente a nessuno, dopo che la Merkel ha illustrato il patto per la crescita che avevamo chiesto noi, dice: il governo della Repubblica Italiana pone il veto sul patto per la crescita. E allora la Merkel dice: ma scusa, l'avete chiesto voi? No, io pongo il veto a condizione che lo ritirerò nel momento in cui lo stesso Consiglio Europeo approverà il piano anti-spread. La Merkel dice: ma scusa, diciamo, evitiamo queste polemiche. Adesso sul patto per la crescita siamo tutti d'accordo, facciamo la conferenza stampa, lo annunciamo e poi discutiamo e litighiamo sul piano spread. Il governo della Repubblica Italiana pone il veto sul patto per la crescita. La COI interviene, il governo spagnolo pone il veto sul patto per la crescita. Olanda interviene, ha detto: per i nostri rapporti non posso porre il veto, ma cara Angela, tu devi sapere che io sono d'accordo con Mario Monti e con la COI. La Merkel dice: ma dice, e allora Monti aggiunge, dice: ma scusami, noi possiamo stare anche 2 giorni, 3 giorni, 4 giorni, 5 giorni, quello che vuoi, raggiungeremo il compromesso che vuoi, ma io non posso tornare in Italia senza aver spiegato agli italiani che dopo tutti i sacrifici che hanno fatto lo spread è a 400, che noi non facciamo niente, che l'Europa se ne frega. La Merkel dice: ma io domani mattina c'ho il Bundestag che approva il fiscal compact, io domani alle 8 devo stare a Berlino, prendi un aereo, vai e torni, noi non ci spostiamo da qui. Quella notte si consuma un grandissimo scontro, la notte più dura della storia europea, tra i paesi del sud e i paesi del nord. Alle 4 e un quarto del mattino il vertice si conclude con un accordo per cui i capi di Stato e i capi di governo si impegnano a intervenire sul mercato per ridurre questo differenziale di spread, cioè c'è un impegno politico. Poi sarà un fondo sovrano, sarà un fondo degli stati, sarà la Banca Centrale Europea, però qualcuno deve intervenire. La Merkel, arrabbiatissima, lascia il vertice, non saluta nessuno, però c'è ancora tempo per una terza arrabbiatura, perché quando arriva all'aeroporto qualcuno fa leggere alla Merkel un flash di agenzia dove c'è scritto che Monti ha dichiarato che i capi di Stato e di Governo si sono impegnati a intervenire senza che questo intervento comporti l'arrivo della Troica. La Merkel torna indietro, cioè: tu hai dichiarato senza Troica? Sì, certo, tu non hai mai detto che doveva intervenire la Troica. No, io ho detto che l'intervento sarebbe avvenuto a condizionalità, è una parola che sentirete molto nei giornali di oggi, a condizionalità, cioè a condizione che il paese che riceve l'intervento di aiuto, tra istituzione finanziaria, tra un fondo fatto dai bilanci nostri, si sottoponga al controllo della Troica. Tu non hai dichiarato questo. Lo spirito della nostra decisione non è questo. Ancora una volta ci salverà il francese buono Hollande, che chiederà a un giovane consigliere economico che si chiama Macron di mettere in prosa l'inconciliabile. Perché vi ho raccontato queste cose? Perché l'unico premier, che se ne dica, che ha fatto davvero arrabbiare la Merkel si chiama Mario Monti. Gli italiani non sono affidabili, nemmeno i migliori. Questo è quello che pensa in quei giorni la Merkel. E pensando questo di Mario Monti, comincia a pensarlo anche di Mario Draghi. Ed è per questo che io ho chiamato Mario Draghi il Cavaliere Bianco e vi spiegherò qual è l'intervento che lui ha fatto come atto risolutore della grande crisi. Perché in quel momento Mario Draghi è veramente solo. Mario Draghi sta lavorando da mesi in silenzio. Mario Draghi è convinto da tempo che già dai tempi di Trichet la Banca Centrale Europea doveva prendere una linea di politica monetaria espansiva, come aveva fatto l'America con la crisi dei subprime, dei derivati, doveva fare la Banca Centrale Europea con la crisi dei debiti sovrani. Però dovete sapere che Mario Draghi ha avuto sempre contro il governatore della Bundesbank, Weidmann, ha avuto sempre contro un uomo molto competente e dotato di visione politica, che si chiama Schäuble, però è un superfalco ed è lo storico ministro dell'economia tedesca. Mario Draghi è un uomo totalmente solo. Non c'è una delibera del direttivo della Banca Centrale Europea che autorizza Draghi a dire quelle frasi. In quel momento, in gioco,
ci sono il credito personale di Mario Draghi e la forza potenziale della Banca Centrale Europea. Lui come se dicesse ai mercati: voi avete fatto tanti soldi, voi credete di fare tanti soldi ancora, ma voi perderete tanti soldi. La Banca Centrale Europea non caccerà un euro, ma la speculazione batterà in ritirata. Mario Draghi fece della cosa più forte di un banchiere centrale nel momento politicamente giusto, l'atto politicamente rilevante, agendo dentro i suoi poteri. Larry Summers, che è un ex ministro dell'economia americana che dirige Harvard, che è molto stimato negli Stati Uniti, ha dichiarato che Mario Draghi è il più grande banchiere centrale del mondo degli ultimi 35 anni. E a chi gli ha chiesto perché, lui ha risposto: perché ha salvato l'Eurozona da solo contro tutti, contro il vuoto della politica, con l'ostilità tedesca e senza una delibera della Banca Centrale Europea. Per farvi capire che cosa è successo veramente, vi devo raccontare, poi taglierò la parte francese, vi devo raccontare alcuni miei colloqui con Ciampi che vi aiutano a capire che cosa è successo per davvero. Ricordo che proprio nel weekend di Fate Presto, io la domenica andai a casa di Ciampi, che abita vicino tra l'altro a casa mia, e perché ogni volta che un direttore fa un titolo, il giorno dopo è vero che era in prima pagina sul New York Times, ma molti profetizzavano che mi sarei dimesso, quindi ci sono quelle oscillazioni, diciamo, abbastanza verticali, per cui uno gli viene voglia e dice: vado da Ciampi e gli dico: ma presidente, ma l'euro salterà, l'Italia si salverà? E lui mi dice: guarda, ti voglio raccontare un mio colloquio con John Major, che era il cancelliere dello scacchiere della Thatcher, il quale mi diceva: scusi dottor Ciampi, io veramente a lei non la capisco, lei ha un potere tutto suo, può alzare il tasso di sconto quando vuole, decide lei, perché è così smanioso di cedere a un altro questo potere? E disse, mi ricordo la faccia di Ciampi, che diceva sempre: io l'ho chiamato John perché Sir è diventato dopo, quindi potevo chiamarlo John. E gli ho detto: John, se mentre io e lei parliamo arriva un flash della Reuters, un'agenzia internazionale, che dice che la Bundesbank, la banca centrale tedesca, ha alzato il tasso dello 0,25, lei può stare certo che tutte le banche centrali europee alzeranno il tasso dello 0,25, ma se la Bundesbank dice di ridurlo dello 0,25, tutti lo ridurranno. Quale potere ho io? Io ho solo il potere di eseguire l'ordine della Bundesbank. Invece pensi un po', io vorrei concorrere insieme agli altri a decidere prima come e quando premere il pulsante. E sapete perché Carlo Azeglia Ciampi diceva questo? Eh sì, perché c'è stato un momento in questo paese, nel 92, l'euro non c'era, l'Europa non c'era, non c'erano i dittatori tedeschi, non c'erano i veri colonizzatori che sono i francesi, c'eravamo solo noi, e c'era il nostro mitico debito pubblico, che è colpa nostra, mia, dei vizi degli italiani. E per quel debito pubblico, prima dell'euro, l'Italia stava saltando. E Ciampi era nella stanza del Presidente del Consiglio e il consigliere Alfonso entra e dice: guardi, la cerca il governatore della Bundesbank, Schlesinger. Lui va al telefono e Schlesinger dice: dottor Ciampi, le volevamo comunicare che da lunedì la Bundesbank non cambierà più lire con marchi. Ma non può farlo, lei ha aderito allo SME, ha aderito al trattato, come fa a rifiutarsi di cambiare lire con marchi? E lui risponde: la reputazione della lira è così spregevole da mettere a rischio la reputazione del marco. E quindi io mi rifiuto di cambiare lire con marchi. Ma lei non lo può fare. Io, dottor Ciampi, lo posso fare. E quindi, per cortesia istituzionale e di rapporti nei confronti della sua persona, la sto avvisando che lo faremo da lunedì. Buon weekend, dottor Ciampi. Dottor Ciampi, pallido come un cencio, bianco totale, entra nella stanza di Giuliano Amato, che è vivente, Presidente del Consiglio, quindi può confermarlo, e dice: guarda, ma questi sono pazzi, da lunedì non vogliono, non possono, hanno firmato i trattati. Amato e Ciampi impiegarono mezz'ora per scoprire che potevano farlo, perché quando la Germania accettò di conferire, di aderire allo SME con il marco, il governatore della Bundesbank dell'epoca chiese e ottenne dal cancelliere tedesco dell'epoca una lettera nella quale era scritto che quando la reputazione di un'altra moneta metteva a rischio la reputazione della moneta tedesca, ma soprattutto metteva a rischio la tutela costituzionale
del risparmio dei cittadini tedeschi, il governatore poteva rifiutarsi di cambiare con quella moneta. Magra consolazione fu per noi che alla stessa sorte toccò qualche giorno dopo al franco francese, alla sterlina inglese, con tutti questi impettiti capi di governo inglese e francese che dice: noi non siamo la lira. Bene, finirono sul muro esattamente come la lira, e come la lira dovettero accettare di uscire da quella banda stretta, ad accettare la banda larga, perché, come diceva Ciampi, vigeva la dittatura del Marco. E ricordo sempre questa frase, perché lui mi guardava ogni tanto, ma dice, all'epoca non c'era Salvini, c'era Bossi, dice: ma chi glielo dice, ma chi glielo spiega a Bossi che tornare alla lira significa tornare alla dittatura del Marco? Come glielo spieghiamo? Ecco, i bilanci della BCE sono pubblici, e se andate a leggere i bilanci del direttivo della BCE scoprirete che tutte le proposte del Presidente della Banca Centrale Europea, Mario Draghi, tranne l'ultima, dall'uscita del quantitative easing, non sono state mai approvate all'unanimità. Sono sempre state approvate con 4 voti contrari, 5 voti contrari, 3 voti contrari, 2 voti contrari, 1 voto contrario. Uno sarà sempre contro. Ed è il voto del governatore della Bundesbank, che era contro whatever it takes, contro l'intervento dei fondi salvastati, contro il quantitative easing e contro tutta la politica monetaria espansiva. Quindi Mario Draghi ha attuato la profezia di Carlo Zeglio Ciampi e ha dimostrato che si poteva uscire dalla dittatura del Marco. Ora, questo è il ciglio nero della grande crisi. Adesso io non lo so, perché l'ora è tarda. Se avete ancora la forza fisica, io vi posso raccontare Gesù Italien, che è l'ultimo atto del libro e che riguarda il rapporto con i francesi. No, ne facciamo a meno. Perché diciamo ci vuole ancora un quarto d'ora, non so se la cosa sia sopportabile. Comunque, allora la sostanza è questa qua: avete visto Nicolas Sarkozy, avete visto la Lagarde, braccio armato di Nicolas Sarkozy, avete visto l'errore fatale di Trichet. Bene, l'elenco è incompleto, perché dovete aggiungere che quando ci fu una lettera di 25 capi di Stato che scrissero all'ONU e volevano Romano Prodi come mediatore in Libia, e Ban Ki-moon dice raccomando questa scelta al segretario generale dell'ONU, il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite dice no. E sapete perché? Perché il rappresentante francese, su indicazione di Sarkozy, pone un veto assoluto dicendo che non si può nominare come mediatore in Libia il rappresentante di uno Stato coloniale. Bene, passano qualche mese e si nomina un libanese, il quale però vive a Parigi da 20 anni, è un cittadino francese, è un cittadino parigino, ed è molto difficile pensare che la Francia non abbia interessi coloniali in Libia o che la Francia non sia stato lo Stato coloniale. Forse, diciamola così, siamo tutti e due colonizzatori, però forse noi siamo un po' più simpatici. Conoscete Daniel Nui? Daniel Nui è il capo della vigilanza bancaria europea, è quella che fa l'esame ossessivo del sangue alle banche italiane, che hanno un problema vero, le sofferenze bancarie, che sono frutto della grande crisi in grandissima parte che vi ho raccontato, in una parte più contenuta delle ruberie che vanno perseguite nelle sedi appropriate penalmente, ma la gran parte è frutto di quella grande crisi. Ebbene, le banche italiane sono costrette a fare aumenti di capitale a ripetizione, togliendo credito al finanziamento dell'economia e a misurarsi con stress test sempre più complicati. Ma le banche francesi e le banche tedesche, che sono piene zeppe ancora dei subprime, dei cattivi derivati, superano tutti gli stress test, e questa richiesta di aumenti di capitale da Madame Nui non viene richiesta, perché ci sia uno stress test che boccia le banche tedesche e francesi. Bisogna aspettare la Federal Reserve, che ha bocciato qualche settimana fa la Deutsche Bank. Perché vi dico queste cose? Io vi dico queste cose perché tutti parlano dei tedeschi, ma in realtà c'è sempre, ogni volta che abbiamo avuto una difficoltà, c'è sempre una manina tedesca. E io vi devo dire, questo racconto ve lo voglio far cominciare dagli miei incontri con Jean-Pierre Moustier, ne abbiamo tanti di francesi qua, che è l'amministratore delegato di Unicredit. Non commetterò l'errore, di ritenere che siccome l'amministratore delegato di Unicredit è francese, non avrei fatto giornalista economico per 30 anni per dire questo. Dirò di più, che secondo me Moustier è un bravo banchiere. Moustier ha fatto un grande aumento di capitale che è servito a Unicredit, è servito
a tutte le banche italiane. L'azionariato è fatto di fondi sovrani, di fondi comuni in gran parte anglosassoni, però vi voglio dire una cosa, la prima operazione che ha fatto Mustier riguarda la vendita di Pioneer. Che cos'è Pioneer? Pioneer sono dei fondi dove dentro c'è il risparmio dei Veneti e dei Lombardi, cioè dei popoli più ricchi d'Europa, insieme alla Baviera. Bisognava venderlo. Ebbene, la gara era stata già conclusa. I fondi di Pioneer andavano a Santander, ma non era una vera e propria vendita, c'era una fusione. Il nome Pioneer rimaneva e l'accordo era con patti parasociali alla pari. Bene, Mustier chiude quella gara, ne riapre un'altra e i fondi vengono venduti ad Amundi. Chi è Amundi? È una joint venture nata da Crédit Agricole, Société Générale, appena 6 anni prima, e grazie a questa operazione la Francia è l'unico paese con Amundi ad avere un fondo di gestione del risparmio, di asset management, a livello dei colossi monetari americani. Che cosa significa questo? Significa molto semplicemente che se ci sarà un grande deal internazionale dove bisognerà scegliere tra l'interesse italiano e l'interesse francese, io vi pongo una semplice domanda: ma Amundi, secondo voi, con i soldi dei Veneti e i soldi dei Lombardi, si schiererà per l'interesse italiano o per l'interesse francese? Io ero ancora direttore del Sole 24 Ore, leggo un flash di agenzia dove c'era scritto che Del Vecchio, Luxottica, aveva fatto un accordo con una sconosciuta cooperativa francese a Silor, e alla base, alla fine di questo accordo era scritto che la Luxottica non sarebbe stata più quotata a Milano ma a Parigi, e quando Del Vecchio non ci sarà più, era scritto in quegli accordi, a Silor avrebbe espresso l'amministratore delegato. Bene, io credo che Del Vecchio è la bandiera del capitalismo che piaceva tanto a Mustier. Perché una cosa non ve la devo dire, perché nella fretta salto il racconto. Voi conoscete Tom Wolfe, è morto, se n'è andato da poco tempo, lui ha inventato questa cosa dei radical chic, si riferiva a New York. A me i radical chic non sono mai piaciuti tanto, guarda. Né quelli romani, né quelli milanesi, però quelli parigini sono veramente, credetemi, superano ogni vetta. E io mi ricordo che c'era un solo momento in cui Mustier gli si illuminavano gli occhi, ed era quando, proprio con un tono da radical chic perfetto, diceva: ma questi colossi francesi sono dei carrozzoni, dinosauri, non sanno misurarsi con il mercato. E invece queste aziende francesi, queste aziende italiane, venete, lombarde, emiliani, sono tutte, ma guarda, sono dei campioni internazionali, patrimonio di ricerca, di innovazione, di flessibilità. Secondo me voi non sapete cosa avete, lui a me. E io lo guardavo e secondo me con gli occhi ce le stava mangiando a una. La mia fisima, diciamo così. Ed è per questo che quando leggo il flash dell'agenzia e leggo che Del Vecchio, che è la bandiera di quel capitalismo che piaceva tanto, che illuminava gli occhi di Mustier, fa l'accordo con Assilor, e quando lui non ci sarà più, l'amministratore delegato sarà espresso da Assilor, non sarà più quotata a Milano ma sarà quotata a Parigi, io non ci sto, mi arrabbio. Io adesso non mi ricordo, ma insomma Del Vecchio si è sposato 5 volte, l'ultima volta è la seconda con la stessa moglie, che era il primo matrimonio. Ha tanti figli, tanti nipoti. Io ho sempre pensato che uno buono in quella famiglia ci dovesse essere, uno. Quindi mi arrabbio, chiamo al presidente Boccia e gli dico: guarda che questo per me è un punto infelice del capitalismo italiano, domani lo scriverò, discutiamo, varie osservazioni, eccetera. A un certo punto esce questo fondo, la mattina dopo Boccia mi chiama e mi dice: guarda che Del Vecchio vuole uscire da Confindustria, chiamatelo perché è arrabbiato. Allora io lo chiamo e dico: guardi, non possiamo litigare, siamo nati lo stesso giorno, lo stesso mese, ci conosciamo da una vita, qualche anno di differenza, ma siamo nati tutti il 22 maggio. Lui zitto, muto per penso quasi 2 minuti, e a un certo punto dice: guardi direttore, visto che lei si è occupato tanto della mia famiglia, sappi che io ci ho pensato alla mia famiglia, io ho pensato al futuro della mia famiglia, sì lo so, infatti sono ricchi per generazione, e ho visto che lei si è occupato tanto della mia azienda, e sappia che io ho pensato al futuro della mia azienda. E aveva ragione lui, perché nasce un grandissimo gruppo, il primo. Però guardate, io lo voglio dire proprio in italiano, io non sono sospettabile di essere sovranista, populista, nazionalista, perché proprio sono per la chiusura
non devono proprio esistere i muri, proprio ci credo profondamente nella concorrenza aperta totale. Diciamo che sono per la società aperta, apertissima, talmente aperta che almeno una volta tocchi a noi. Ricapitoliamo, allora la Montedison è diventata Edison ed è francese da quel dì. Bucchini non ha avuto eredi all'altezza della situazione. L'Italcementi, io, la famiglia Pesenti, sono imprenditori importanti, dicono cose importanti, ma l'Italcementi è tedesco. La Pirelli ha un amministratore delegato di grande valore, nonché Tipo Vera, che è ancora azionista e ha garantito la governance italiana, ma è diventata prima russa e poi cinese. Non è più della famiglia Pirelli. L'Olivetti, io credo che solo l'ingegnere De Benedetti è convinto di averla salvata. Ma l'Olivetti è sparita, è morta, non è diventata manco un'altra cosa, non è nemmeno più di qualcun altro, non c'è più. Ecco perché se volete vi dico quando ho capito veramente cos'è il capitalismo italiano. L'ho capito a un funerale, seduto nella terza palca del Duomo di Alba, al funerale di Michele Ferrero. Ho avuto la fortuna di avere vicino un medico che era direttore della ASL, e mi diceva: guarda, vedi che Cremito, ci sono tutti i sindaci del territorio, era Cremito Duomo ma anche la piazza, lo vedi quel carabiniere in piedi da 40 ore ed è contento, felice. Pensa che questo, con i suoi mezzi, Ferrero collegava ogni giorno il Duomo di Alba al santuario di Lourdes e con la moglie recitava il rosario qui in questa chiesa. Quindi lui ha cambiato tutto qua dentro, tutto. Cioè, perché la vita di questo territorio, qui il sogno quando nascevi era lavorare nella fabbrica, ma la fabbrica era Torino. Oggi la fabbrica è la Ferrero. Lui diceva, sai, la Nutella, i francesi la adorano, diceva lui, perché pensano che la Nutella è francese. I tedeschi adorano la Nutella perché pensano che la Nutella è tedesca, ma la Nutella la facciamo noi qui. Tutti lavorano nella fabbrica, cioè il pulmino li prende e il pomeriggio lavorano nel vigneto e fanno il vino. E il territorio è rinato. Vede, Ferrero è come Barilla, è come Del Vecchio, è come i campioni del packaging di Bologna, di Milano, è come l'automotive, come la meccanica strumentale, come la costruzione di qualità. Sono la forza competitiva vera di questo paese. Ed è per questo che in questo funerale mi è capitato di sbattere con gli occhi, davanti agli occhi avevo Alberto Nagel, che è l'amministratore delegato di Mediobanca, una persona di valore, ha molte competenze, però per me ha tradito la sua missione. Lui è il successore di Cuccia, di Maranghi, due uomini che possono certamente essere accusati di aver fatto un salotto chiuso, ed era chiuso, tu non ci potevi entrare, però aveva una missione, lui la dichiarava, tutelare le grandi famiglie del capitalismo italiano, le tutelò. Secondo me la missione del suo successore era quello di essere il braccio finanziario di Del Vecchio, di Barilla, di Ferrero, di far crescere questi grandi polmoni. Adesso avete citato Marchionne, vi devo dire, ci fu una domenica che io ricevetti una telefonata di Umberto Agnelli, è terribile quella telefonata, perché mi disse: guarda, so che lei sta chiudendo questo libro Padrone d'Italia, io voglio lasciare con lei il mio testamento morale. Dice: ma lei sta scherzando? Dico: no, io ho parlato con Ludovico, voglio fare presto per pochi giorni questa intervista, ma guardi, facciamo l'intervista ma non facciamo il testamento morale. Ebbene, che cosa diceva in quella intervista Umberto Agnelli, che realmente morì poco, a parte che io gli chiesi chi era Marchionne, che all'epoca non conosceva nessuno, stiamo parlando di molti anni fa, lui mi disse: è l'uomo che salverà la Fiat, l'abbiamo voluto io e Gabetti. E poi disse una cosa importante: un paese come l'Italia, che è un paese manifatturiero, la cui forza è questa impresa competitiva globale, ha bisogno di grandi polmoni di ricerca, globalizzati. Vede, dice, noi la Fiat, la famiglia deve scendere, molti anni prima, c'è scritto lì, la famiglia deve scendere, non è importante se abbiamo la sede fiscale in Inghilterra, in Olanda, dove risparmiamo, l'importante è che restano questi grandi polmoni di ricerca, che restino questi, perché questi grandi, quando Giulio Natta ha inventato il polipropileno isotattico, perché c'era la grande Montedison, ma la Montedison non sapeva che avrebbe inventato
il polipropilene isotattico, cioè le vaschette di papa, faceva grande ricerca e questa grande ricerca determinò questo risultato. Quindi la Fiat deve diventare un gruppo globalizzato con piattaforme globalizzate, di grande ricerca globalizzata, da mettere l'automotive italiano cresce intorno alla Fiat Chrysler Automobile e insieme intorno alle altre multinazionali. Io perché vi sto dicendo queste cose? Perché quando ho guardato Nagel, io pensavo a Umberto Agnelli e pensavo a tutto quello che stava accadendo con Del Vecchio e pensavo a Cuccia che parlava con Maranghi e quando gli diceva ma no, ma qui crolla Mediobanca, e Cuccia diceva a Maranghi scusa Vincenzino, è caduto l'impero romano, potrà cadere Mediobanca, ma le generali no, le generali no, perché sono le chiavi dell'Italia, ricordatelo Vincenzino. Bene, io facevo tutta questa sintesi nella mia mente e di fronte avevo Alberto Nagel e pensavo che si erano ridotti ad essere gli ufficiali di collegamento del pirata Bolloré. Non l'ho definito io Bolloré pirata, l'ha definito Francese Buono, Hollande, all'Eliseo, mentre era Presidente della Repubblica. Io ho semplicemente detto che Bolloré non ha il classico pelo sullo stomaco, ma la moquette. E noi a quest'uomo con la moquette abbiamo dato le telecomunicazioni italiane, l'intelligence, c'è voluto un fondo americano per capire che cosa c'era dietro quella telecom. Sapete, ogni tanto aprite qualche televisione, troverete prima o poi qualche telecamera che va sotto un citofono di un ingegnere dei Parioli, no? Che viene presentato come un ladro totale, perché sicuramente si dirà che c'è, non so quale pensione d'oro ha. Certo, anche una pensione d'oro, ma anche questa colpa imperdonabile, questo ingegnere di cui non farò il nome della dei Parioli, questa colpa imperdonabile di essersi inventato un microchip piccolino grazie al quale è nata la telefonia cellulare mondiale, perché la STET di Pascale, Gamberale, Biagio Agnes aveva ricostruito l'impero romano, non era la prima in Italia, era la prima nel mondo. Noi siamo arrivati fino a Bolloré. Bolloré, dopo aver fatto la razza padana, il nocciolino degli agnelli, dopo aver svuotato tutto quello che c'era di Stet Telecom, l'abbiamo data a Bolloré. Ma Bolloré è anche il primo azionista di Mediobanca, è un azionista importante. Mediobanca, insieme all'Unicredit guidata da Mustier, sono i due azionisti principali di Generali, che è guidata da Donné, che a differenza di Mustier parla bene l'italiano, ma sempre francese, è sempre amico di Bolloré. Guardate, e chiudo, il nome Italia l'ha inventato Napoleone I. Napoleone III voleva fare degli stati del nord Italia, gli stati satelliti della Francia. Tutti i francesi che contano ritengono i negozi di Milano, le piazze di Milano, roba loro, l'Italia è il loro giardino. La Germania è sazia perché con i soldi dei cittadini tedeschi ha unificato, i cittadini tedeschi dell'Ovest ha unificato la Germania dell'Est, ha i paesi della corona che sono i paesi del nord. Noi dobbiamo renderci conto, lo dico con chiarezza, che oggi le guerre non si fanno più con gli eserciti, con le battaglie, ma si fanno con le armi della finanza. La grande distribuzione italiana, uno shopping dietro l'altro, è in mano ai francesi. Nella moda hanno investito molto, poi c'è stata l'energia e ora le aziende sistemiche, cioè telecomunicazioni, banche, finanza. Tutto bene? Tutti d'accordo? Loro fanno bene il loro, ma noi facciamo bene il nostro? Io credo di no. Forse è più colpa nostra che loro? Sì. Io non sono contrario a un'alleanza italo-francese, sono contrario a una sudditanza. Vedete, Macron a parole è europeista e le parole sue sull'Europa io le condivido. Però nei comportamenti è gollista, e in Italia nei comportamenti è gollista, aspirante colonizzatore. Allora io voglio credere al Macron europeista, e però gli voglio ricordare
che l'Europa, quando è nata perché c'era uno Schuman e perché c'era Adenauer, ma c'era anche De Gasperi. È vero che tutti e tre parlavano il tedesco, ma uno era italiano, uno era francese e uno era tedesco. E quindi Macron deve imparare a rispettare l'Italia se vuole cambiare davvero l'Europa. Se non rispetterà l'Italia, l'Europa è morta. Che un ciglio nero l'abbiamo già avuto ed è venuto da fuori, come vi ho raccontato, perché la crisi sovrana greca non era nostra. Trichy ha sbagliato e Sarkozy ci ha fregato. Oggi il ciglio nero italiano può tornare, ma potremmo farlo tornare solo noi, con il nostro vaniloquio e con la nostra incompetenza. Quindi bisogna che i ragazzi italiani sono stati fregati una volta da fuori, non si facciano fregare in casa, anche perché questa volta non ci sarà un altro Cavaliere Bianco. Grazie. Grazie a tutti, la Fondazione Gerardino Romano, il Comune di Telese, il Comune di Benevento e l'Università degli Studi del Sannio, vi ringrazio di essere intervenuti così numerosi.